il presidente di Beyond, Marco Astorri. Buonasera a tutti. Allora, possiamo dire dalla conigliera alla quotazione in borsa, esatto, viaggio è lungo, esatto. Ce lo racconti un pochettino? 7 anni, certo. Prego, prendi il prendi. Grazie. 7 anni. Da dove iniziano questi 7 anni? Partono da Bologna. Io innanzitutto ci tengo a dire che sono soltanto un imprenditore, non sono uno scienziato, quindi facciamo questo distinguo immediatamente. Un imprenditore che ha accettato una sfida che si è presentata proprio partendo qua dal Veneto 7 anni fa. Io avevo un investimento, una piccola quota in una società di identificazione elettronica. Voi sicuramente siete andati a Venezia, tutto il ticketing avete visto che ultimamente si fa per prossimità, Dolomiti Super Ski, lo sci. Avevo un'azienda che faceva queste forniture. Per caso il presidente di Dolomiti Super Ski ci disse a suo tempo: ma non esiste qualcosa che non sia né carta, perché altrimenti si bagna, neanche plastica, perché poi dopo me la ritrovo quando si scioglie la neve. Quella devo dire che è stata la scintilla che mi ha fatto capire che dovevamo cambiare lavoro, dovevamo cercare di trovare un prodotto verde, ecosostenibile, inventare, reinventare la nuova plastica. Da lì abbiamo fondato Beyond. Badate che la plastica è un qualche cosa di incredibile, nel senso che ha un trend di crescita costante, ormai arrivato a diverse centinaia di milioni di tonnellate negli ultimi anni, e cresce costantemente circa del 5% ogni anno. Questo mondo è partito della plastica tradizionale che tutti conosciamo dall'Italia, da un premio Nobel, Natta, che negli anni 50 mise a punto il polipropilene, il famoso Moplen, e da lì la plastica è entrata nell'uso comune. Ci siete tutti quanti seduti sopra oggi alla plastica. Vi faccio vedere un piccolo video che mi aiuterà a presentare quella che è stata la nostra impresa. Una seconda. Signore e signori, buonasera. Oggi Cine Selezione si presenta a voi in edizione speciale a colori, che ci consente di appagare finalmente i desideri di moltissimi telespettatori. Da qualche tempo mi pervengono da ogni parte numerose richieste che riguardano in sintesi lo stesso argomento, le materie plastiche. Ora il mucchietto delle lettere si è fatto talmente voluminoso da non attendere oltre una risposta. Emma? Emma, Emma. Moplen. Emma, 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 Emma. Emma, 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 Moplen. È leggero! Resistente! Inconfondibile! Inconfondibile, leggero, resistente! Ma signora, guardi ben che sia fatto di Moplen! È leggero! Resistente! Inconfondibile! Inconfondibile, leggero, resistente! E mo, 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 Moplen! Solo una parola. Sì, signora. Mi ascolti? Sì, signora. Plastica. E mo, 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 Moplen. Non credo di aver capito. L'avvenire del mondo è nella plastica. E mo, 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 Moplen. Pensaci. Ci penserai? Certamente. Bravo. D'accordo? Pensaci. Dal 1960 ad oggi siamo arrivati a 300 milioni di tonnellate prodotte vendute ogni anno. È un elemento incredibile, straordinario, che ci accompagna nella nostra vita. Oggi non possiamo più fare a meno della plastica. La plastica ci aiuta in tantissimi compiti svolti dall'uomo e ci aiuta nel mondo della salute, nel mondo dei medicinali, nel mondo di tutti i giorni. Però se è vero che non possiamo più fare a meno della plastica, quello che ci siamo detti noi come imprenditori nel 2007 è: proviamo a cambiarlo, proviamo a fare una plastica buona. E voi avete sentito sicuramente parlare della plastica verde, ce ne sono di moltissimi tipi. Noi da ultimi, entrati nel 2007 in questo business, avevamo qualche centinaio di migliaia di euro da investire, abbiamo deciso di investirlo per trovare il miglior tipo di biopolimero al mondo da produrre. Ci siamo accorti che questo prodotto di fatto esisteva, era stato individuato ben prima dell'invenzione della plastica nel secolo scorso e aveva un nome allucinante, PHA, poliidrossilcanoati.
Di fatto era una scoperta di un francese che è rimasta dentro un cassetto per oltre 100 anni e di fatto cosa aveva individuato questo francese? Che dei batteri buoni, amici dell'uomo, quindi non patogeni, in 30, 40, 50 ore, potendosi alimentare di uno scarto, adesso arriverà l'immagine del batterio che avete visto prima, alimentandosi di uno scarto, quindi una fonte di carbonio, più delle volte da zuccheri di scarto, in 30 o 40 ore accumulava al proprio interno una riserva di energia. Questa riserva di energia che voi vedete in quelle palline bianche all'interno arrivava fino al 97% del peso del batterio e quello era poliestere. Cioè la plastica, così come la utilizziamo oggi, esiste da milioni di anni, da sempre. È sempre stata fatta dalla natura ed è sempre stata fatta in maniera che potesse biodegradarsi, altrimenti il mondo sarebbe pieno di plastica. Ecco, questa sintesi di fatto replica quello che noi come uomini facciamo con il grasso. Anche noi come fonte di energia in difficoltà consumiamo il grasso che abbiamo accumulato. Questi batteri in 30-40 ore lo fanno. Ecco, la cosa eccezionale che noi da imprenditori abbiamo scoperto in quella famosa conigliera che dopo vi farò vedere, è stato grazie a uno spunto che è arrivato qui, dalla vostra terra, dalla vostra zona, quando ci hanno chiesto, inventaci per favore un tipo di plastica che non esiste. Quindi non l'avete inventato, siete andati a cercarlo là dove c'era. Esatto, abbiamo fatto quello che oggi, nell'epoca moderna, riporta la ricerca dalle università, anche in aziende private, che hanno la possibilità tramite il web di trovare cose fantastiche che sono magari dimenticate e possono essere sviluppate. Quindi tutto inizia con una conigliera, un computer e un collegamento internet. Esatto. Spero, spendo a banda veloce, spero. Banda lenta. Banda lenta. Banda lenta. Quindi da questi batteri, di fatto dopo 40 ore, quelle palline bianche che vedete vengono formate utilizzando scarti. Qua il primo punto che ci siamo posti, vi dicevo della bioplastica prima, la bioplastica oggi che vedete nelle sporte dei supermercati, nei bicchierini, nei piattini, purtroppo non è tanto performante come quella ottenuta dal petrolio, ha problemi, si scioglie molto in fretta, ha un cattivo odore, non riesce a tenere le bevande calde, ad esempio. Noi come imprenditori ci abbiamo detto, noi investiamo dei soldi se troviamo qualche cosa di diverso, di migliore. I poliidrossialcanoati avevano quattro elementi fondamentali. Il primo, si utilizzavano scarti agricoli, cioè non si semina per fare plastica o biocarburanti, si utilizzava uno scarto. Secondo, il prodotto era totalmente biodegradabile in ambiente, in acqua, in terreno, quindi non rimaneva assolutamente nulla, ma la cosa importante è che io di fatto non andavo a modificare le caratteristiche tecniche dell'oggetto che facevo, di fatto. Terzo punto, estremamente fondamentale, non era contro l'uomo, cioè nel senso che è un qualche cosa che ci accompagna. Noi abbiamo il pH anche all'interno del nostro corpo, come riserva di abbiamo questo tipo di plastica all'interno del nostro corpo, il nostro corpo non lo rifiuta assolutamente. Quarto, dovevo poter ambire a sostituire le plastiche più altamente performanti, quindi anche parauti di macchine, tutte le cose che poi oggi vediamo come plastiche molto resistenti. Noi siamo partiti per caso dallo scarto della barbabietola. Nel 2007 c'era una grande crisi saccarifera, cioè tutt'oggi in Europa hanno chiuso una ventina di zuccherifici. Abbiamo detto, senza denaro, avevamo già speso tutto quello che avevamo nei brevetti che siamo andati a raccogliere per il mondo, abbiamo detto, presentiamo un progetto, facciamoci finanziare da chi ha il problema. L'abbiamo presentato ai tre più grossi gruppi saccariferi italiani e tutti e tre ci hanno detto di sì. Ne abbiamo scelto uno solo e da lì siamo partiti investendo 9 milioni di euro raccolti in 5 anni continuamente in azienda man mano che vedevamo che lo scale up andava bene e siamo partiti dal melasso di barbabietola che non è cibo per l'uomo, è veramente uno scarto che rimane prima della cristallizzazione. Il successo è stato talmente elevato che poi abbiamo visto che la stessa cosa, i batteri, la facevano anche con altri scarti. Erano molto golosi, ad esempio, anche degli scarti della canna da zucchero. Poi l'abbiamo iniziato a fare con lo scarto delle patate, con lo scarto della produzione del biodiesel, il glicerolo, no? Crudo, quindi quello praticamente più sporco. Quindi gli scarti diventavano qualcosa di utilizzabile. E via dicendo, nel senso che oggi abbiamo circa 7 tipi di scarti e continueremo tutta la nostra vita a fare questo tipo di ricerca. I batteri di fatto, come vi dicevo prima, adesso vi farò adesso una arriva, slide. C'è un piccolo problema di regia, ma arriverà una slide con tanti batteri e pallini bianchi che se non sbaglio sono il principio della plastica. Dal quale, eccola qua. Ecco. In 40 ore si riempono di questa fonte di energia, quindi noi in 40 ore andiamo ad estrarla, una volta estratta questa fonte di energia, che è polvere, faccio vedere l'ingrandimento del batterio, in maniera che vedete quanto è piccolo questo mondo.
ma un mondo che è amico dell'uomo, nel vero senso della parola. Questi batteri, di fatto, nell'arco di 40 ore vengono estratti e vengono trasformati in polvere. Tenete presente che la sintesi, in questo caso, della plastica è fatta da un essere vivente, da un batterio. Oggi la plastica si fa con gli scarti del petrolio per via chimica, chimica pesante, quindi industrie che sono anche altamente inquinanti o potenzialmente molto pericolose. Viene fatta un'estrazione naturale, questa è un'altra cosa che solo noi qua in Italia abbiamo messo a punto, e viene fatta attraverso il vapore e meccanica, non vengono utilizzati solventi chimici organici. Quindi di fatto lo stabilimento, uno si immagina uno stabilimento di plastica pericolosissimo, con delle fonti di inquinamento probabili molto elevate, di fatto è come se fosse un birrificio, una latteria evoluta. Produrre plastica domani vorrà dire avere dei prodotti fatti in ambienti molto, molto sicuri. Senza solventi andiamo a estrarre quella polverina, e dalla polverina tutto accade esattamente come nella plastica di oggi. Tutta la plastica che voi oggi conoscete viene fatta partendo da una polvere. La polvere viene estrusa, vengono fatte quelle piccole palline che vengono messe in macchinari con i quali si fanno tutti gli oggetti, per estrusione o per iniezione. Tutta la catena abbiamo scoperto che poteva essere mantenuta identica. Senti, però Marco, tu la racconti e la rendi così facile, no? Però immagino che l'approccio nel costruire tutto questo, se ho ben capito, era una cosa che già esisteva. Voi con un computer di poco più di 2.000 euro e una connessione internet avete trovato questo principio, diciamo, e lo avete in qualche maniera, con l'ingegno che ci caratterizza e caratterizza così bene il nostro il Made in Italy, che non è solo manufatturiero ma a volte è anche semplicemente un'idea geniale, e siete arrivati a questa conclusione. Però i soldi, cioè, tu hai detto, siamo andati a raccogliere un po' di soldi, però non avete cercato di farvi in qualche maniera finanziari da banca, cioè avete fatto un po', partendo dalla conigliera, avete un po' utilizzato il metodo contadino, utilizziamo solo i soldi che abbiamo. Sì, noi abbiamo usato il metodo contadino perché io sono fieramente di origine contadina. E il metodo contadino consiste nel fatto che uno spende solo se ha i soldi, fondamentalmente, no? Quindi deve avere una buona idea, deve avere un progetto e poi spendere il denaro. Devo dire che questo è stato anche quasi forzato come tipo di metodo di lavoro, perché io sono andato a creare la nostra società, la prima SRL, quando facevamo vedere le immagini in televisione degli scatoloni della Lehman Brothers. Quindi se io mi presentavo in un istituto di credito a chiedere se mi finanziavano per rivoluzionare il mondo della plastica, molto probabilmente mi avrebbero detto di no. E quindi questo è stato, devo dire, anche un principio che ha protetto l'idea, perché grandi innovazioni in Italia oggi, tipo la nostra, tante altre, sono protette anche dal fatto che ci sono degli imprenditori che amano lo sviluppo e lo proteggono in un certo senso. Poi questa protezione è passata attraverso uno sviluppo, uno scale-up industriale, quindi abbiamo trovato risorse. Qua un altro messaggio che voglio dare a questa platea molto positivo: io da imprenditore, dopo 3-4 anni che stavano andando molto bene le cose, a chi mi ha venduto i brevetti in giro per il mondo ho iniziato a chiedere, ma perché anziché darli a multinazionali americane o tedesche della chimica, li avete venduti a noi, cioè fondamentalmente, grazie, ma perché? Ma è molto semplice, perché voi eravate gli unici che potevate realizzare queste cose. Io ho detto perché? Ma perché tutto il mondo della fermentazione farmaceutica passava dall'Italia fino a qualche anno fa, c'era Farmindustria, no? Certo. Quindi se uno voleva realizzare un progetto fermentativo doveva per forza, forzatamente, passare dall'Italia. E noi inconsciamente come imprenditori abbiamo approfittato indirettamente di questo grande know-how che c'è in Italia e che ci ha consentito di fare lo sviluppo industriale. Da lì, dal 2008-2009, è stato veramente l'apoteosi, nel senso che abbiamo avuto un grande successo, tante applicazioni sono state fatte, i giornali di tutto il mondo hanno cominciato a parlare di noi, le televisioni, anche questa settimana c'erano noi BBC, Al Jazeera, qualsiasi canale televisivo mondiale è iniziato a venire da noi. E lì abbiamo iniziato a crederci, fondamentalmente. Abbiamo visto che il nostro prodotto poteva sostituire tanti tipi di plastiche, non solo uno, polipropilene, polietilene, policarbonato. Questo è un esempio. Il primo prodotto che abbiamo fatto, la prima sfida, era sostituire il policarbonato, una plastica molto costosa, policarbonato fatto fin dagli anni 50, 40, anche in ambiente militare. E questa è una lampada di un grande designer, che adesso spero la regia vi faccia vedere. Di Philip Stark, una lampada icona che ha fatto la storia, e l'abbiamo realizzata partendo dallo scarto della barbabietola. Ecco, vedere che le macchine di iniezione hanno bisogno di 100 gradi in meno per funzionare, quindi un risparmio anche energetico, e alla fine esce un oggetto che può essere fatto con la stessa grazia, la stessa bellezza,
sostituendo la plastica con uno scarto agricolo che altrimenti sarebbe stato un problema, vi posso garantire che è stato molto emozionante. Dai, i nostri scienziati hanno continuato e ci hanno spiegato sempre di più, giorno dopo giorno, che questo prodotto era un prodotto piattaforma, cioè ci siamo trovati nella stessa condizione di natta col polipropilene. Il polipropilene oggi viene utilizzato in tantissime applicazioni. Ci hanno spiegato che il nostro prodotto poteva sostituire tanti tipi di plastiche. E lì, a quel punto, dovevamo decidere che cosa fare, come andare avanti, come strutturare l'azienda, anche perché credevamo fondamentalmente che il messaggio che davamo, che la chimica del futuro nasce dalla natura, la biodegradabilità deve essere totale, era un qualche cosa di estremamente importante. Guardate bene, la biodegradabilità nel domani sarà fondamentale, la recuperabilità è importante, la biodegradabilità deve essere assolutamente un principio importante. Qui la nostra società nel 2008 e nel 2013 ha ricevuto i due riconoscimenti più importanti al mondo, la biodegradabilità totale e naturale in terreno e in acqua e il certificato del governo degli Stati Uniti nel Dipartimento dell'Agricoltura che attesta che il prodotto è completamente naturale. Vuol dire che gli oggetti che vi farò vedere dopo, che sostituiscono anche l'alluminio in alcuni casi, vengono fatti da uno scarto agricolo e possono essere totalmente recuperati dall'ambiente nel malaugurato caso, e purtroppo di persone deficienti ce ne sono sempre, lo disperdessero nell'ambiente. Senti Marco, quindi per arrivare qua, e qui c'è una foto di paparazzi che ci dirai subito perché, perché immagino che una delle capacità imprenditoriali è stata anche quella di riuscire a capire come cambiano i tempi. Tu stai dicendo appunto la plastica è ovunque, in questa sala, queste sedie, ma immagino praticamente quasi ogni oggetto ha la plastica. Allora, la capacità di comprendere come sta cambiando il mondo e come sta cambiando anche il mercato e quindi anche diciamo, il contesto nel quale poi un'azienda come la tua o le aziende in generale crescono e si devono sviluppare. Quanto è stato importante quello? È stato importantissimo capire dalle aziende che ci chiedevano le cose, tra l'altro, che era estremamente importante risolvere questi problemi. E una dimensione subito che abbiamo avuto come picture davanti ai nostri occhi è stata quella di capire che il mercato esisteva già, perché c'erano già centinaia di multinazionali che ci contattavano, che sapevano già che potevano sostituire il loro prodotto col nostro, ce lo chiedevano a gran voce. Da lì poi abbiamo la foto del Papa, l'elezione del Papa del 2005. Per farvi capire che la plastica ci sta correndo dietro, forse anche davanti, più di quanto uno non possa immaginare. La foto sopra illustra l'elezione di Papa Ratzinger a Roma. 2005, 10 anni fa sostanzialmente. Esatto. E guardate solo 8 anni dopo che cosa è successo. 8 anni prima tutti quei device elettronici non c'erano, tutta quella plastica non c'era. Quindi sono consumi nuovi, sono prodotti nuovi. Quando vi dico che tra 10-15 anni la plastica arriverà a essere prodotto e venduto in 500 milioni di tonnellate, allora sarà un grande anche problema. Anche se lì non c'è solo plastica, ci sono tanti altri, cioè anche altri prodotti inquinanti, altra roba, c'è molta plastica. Esatto. Quindi insomma, pensate che sono solo 50 milioni ogni anno di rifiuti plastici nel mondo dell'elettronica. E badate che non ci sono dei paesi solo evoluti come il nostro, in paesi come Africa, paesi anche orientali, per recuperare un cavo, il rame che c'è all'interno, lo bruciano, mica tolgono la guaina, eh? Cioè, quando c'è un computer, lo bruciano per recuperare che c'è l'oro che c'è dentro. Non è che stanno a smontarlo con le manine, come dicono a Bologna della domenica. Si sente che sono di Bologna, sono la S di Bologna. Sì, un po' sì. Allora, qui una carrellata di oggetti. Questo era un pezzo di un motore fatto in alluminio. Oggi viene fatto con pH che resiste fino a 200 gradi. Quindi viene fatto con uno scarto agricolo, device elettronici di qualsiasi tipo, anche molto complessi. Con piccoli particolari, minuteria veramente molto piccola, di pochi millimetri di dimensione, che viene fatta con plastiche speciali, perché la plastica non è solo quella del supermercato, ci sono plastiche anche costosissime, inserti metallici particolari e design complicatissimi. Noi di fatto oggi stiamo lavorando con le più grandi aziende del mondo, cito una, giusto per avere un esempio, Magna, che è il più grosso produttore mondiale di plastica ad uso automotive, costruiscono anche dalla A alla Z la Mini, la BMW e tante altre automobili, che ha fatto un contratto in esclusiva con noi da qua al 2020 per chiederci di sostituire più plastica possibile all'interno di ogni autovettura. E loro lavorano con tutti i brand del mondo, fondamentalmente. Colori e borsa. E borsa. Questo è stato, e ti chiedo di chiudere qui. Arriva l'ultimo passaggio, diciamo, importante, che in qualche maniera sancisce il vostro successo, che è quello della quotazione in borsa.
In Italia però. Sì, allora, anche qui vi voglio citare un aneddoto, insomma, cerco di raccontarvi questa cosa che mi è accaduta in prima persona. Di fatto noi con la finanza che vi ho detto prima, la finanza contadina, no? Direi anche finanza medievale, no? Cioè noi prendevamo il denaro e lo reinvestivamo nell'azienda, tutto. Però i contratti e le aziende erano sempre più grandi, enormi, e non riuscivamo più a starci dietro, perché anche se chiedevamo anticipi molto grossi, comunque la macchina aveva preso dimensioni veramente molto importanti. Da lì o vendevamo una tecnologia, ne abbiamo tantissime, o facevamo entrare un grande gruppo dentro di noi, eravamo morti praticamente, o facevamo qualcos'altro. Lì ci ha contattato Borsa Italiana e ci ha spiegato che c'era un nuovo modo comune negli Stati Uniti e in Inghilterra per cercare di finanziarsi. Noi abbiamo deciso di quotare una piccola fettina, un 10%, e l'abbiamo fatto partendo, e qui penso che diamo praticamente... Eccoci la conigliera. Ma questa è da dove siamo partiti nel 2008, una conigliera all'interno di un sacrificio a Minerbio, Bologna, che era un magazzino dove c'era roba catastata. Era una conigliera ristrutturata però, sì, già, diciamo. Nell'arco di 2 anni l'abbiamo trasformata in un laboratorio, in un centro di ricerca molto importante, poi abbiamo fatto lo scale-up industriale impiantistico all'interno di questa conigliera con grande successo, e poi è arrivato il 24 ottobre, che quando avevamo deciso di quotarci... era il momento più brutto, nel senso che il 24 ottobre dell'anno scorso non si quotava più nessuno. Noi il giorno in cui ci siamo quotati è uscito questa prima pagina di Milano Finanza, non va in borsa più nessuno. Noi siamo andati in borsa e devo dire che siamo andati con grande successo, perché abbiamo quotato un 10% dell'azienda, è entrata con un valore di 5 euro per azione, oggi è stabilmente a 16, ed è entrata quindi con una valorizzazione di 60 milioni di euro e oggi è stabilmente a 230 milioni di euro, soltanto con un 10%. Cioè chi ha investito in un'azienda come la nostra, che è una start-up perché ha già fatto tanto, ha investito 1.000 euro e se ne è ritrovati 5.000. Che non sono numeri importanti questi. Allora vogliamo chiudere, facciamo un applauso e chiudiamo. Chiudiamo con qual è diciamo, il consiglio, l'insegnamento? Cioè, cos'è che tu, dopo aver presentato la tua storia, ti senti deve essere il messaggio che vuoi trasmettere ai tuoi colleghi imprenditori qua? Io sono di Bologna, Emilia Romagna, una regione molto vicina alla vostra. Vedo che ci sono tantissime aziende, anche che non sono start-up, ma sono presenti sul mercato da 10 o 20 anni, incredibili, che hanno una tecnologia dentro incredibile e che quasi si nascondono. Secondo me bisogna cominciare a usare oggi gli strumenti finanziari giusti, credere in quello che uno vuol fare, e noi nel nostro piccolo cerchiamo di dare questo messaggio. Pensate che noi non siamo nel manifatturiero, no? Il nostro modello di business è l'IP business model, cioè dovevamo decidere se fare la plastica noi o se farla produrre da altri. A un certo punto abbiamo detto siamo proprietari di tutta la filiera, licenziamo, abbiamo deciso di crescere per licenza. Tante aziende che sono qua dentro possono continuare, secondo me, a essere manifatturiere, però possono forse anche pensare con una mentalità diversa, cioè licenziare anche delle cose proprie che hanno all'interno, perché questo è che il mondo ci chiede di fatto, no? Noi con questo business model di grande successo, dove investiremo continuamente in ricerca tecnologica, faremo continuamente prodotti innovativi per le aziende che ce lo chiedono, ma soprattutto licenzieremo impianti, quella che è la nostra tecnologia. Un dato, noi quest'anno avevamo previsto, quando siamo quotati in borsa, di vendere la prima licenza nel 2016, alla fine del 2016. Bene, noi quest'anno ne abbiamo già vendute 2 a metà anno, che sono una in Francia, col più grosso produttore di zucchero francese, e una in Brasile. Si parla di investimenti di 150 milioni di euro. E quello che stiamo facendo per i prossimi anni, con tutti gli altri prodotti, è di venderne altre 10 in tutto il mondo, per poter far portare di fatto l'Italia una leadership nel mondo della chimica che non è mai morta, è stata solo nascosta in questi anni e che noi crediamo possa avere un grande successo anche attraverso noi. Insomma, si può fare e bisogna crederci, sì, giusto? Esatto. Grazie a Marco Astori, una bella storia.